Ben ritrovati con gli appuntamenti dell'informazione rurale con la web TV del gruppo di azione locale Terra dei Messapi. Siamo a Bari e sta nevicando, come potete vedere, e siamo al Cineporto. La Puglia Film Commission oggi ospita un incontro organizzato da Agriinsieme. Agriinsieme è il coordinamento che rappresenta le aziende e le cooperative di CIA, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. In questa sede si è parlato soprattutto della nuova programmazione LEADER 2014-2020 e dei risultati raggiunti dai GAL e dai GAC nella scorsa programmazione, oltre che delle possibili sfide future sul CLLD e sui piani di azione locale, i nuovi PAL. Andiamo ad ascoltare insieme le parole dell'assessore Leonardo Di Gioia. Che cosa abbiamo fatto nei mesi da cui, insomma, nei quali ci siamo insediati e nei quali abbiamo potuto lavorare dando una impronta al lavoro che stiamo svolgendo? Anzitutto abbiamo confermato l'idea di stanziare delle risorse importanti, seppur la metà, credo circa, rispetto in termini assoluti a quello che era avvenuto nella scorsa individuazione, nella scorsa quindi programmazione, però 150 milioni su un piano di 1 miliardo e 600 milioni è un importante stanziamento. Dopodiché abbiamo attivato un meccanismo per certi versi nuovo, nel senso che non dando nulla per scontato abbiamo rappresentato quella che era l'esigenza reale che veniva percepita in un certo senso dalla politica, ma poi da quelle che erano le esigenze dei territori, cioè di rigenerare questo meccanismo che alla fine, alla prova anche della spesa, ha tenuto, ma che è sul quale spesso sono rimaste delle opacità. Questo lo dico non per costruire il momento di analisi o il momento del giudizio per ciascun singolo GAL, ma il sistema nel complesso, a mio avviso e anche ad avviso di quelli che in questi mesi si sono confrontati con noi in assessorato su questa materia, è un giudizio, fa scaturire un giudizio non del tutto chiaro su quello che è il ruolo dei GAL, non del tutto condivisibile della quantità dei GAL che hanno operato sulla nostra regione, non del tutto sostenibile ai fini dell'efficacia della spesa prodotta. Cioè, noi abbiamo avuto un meccanismo ed un sistema che da un lato ha prodotto qualità della spesa, intuizione circa lo sviluppo locale, e dall'altro invece si è tradotto o in attività meramente promozionali o in attività e centri di costo e di spesa funzionali al raggiungimento di impegnarle quelle disponibilità, ma senza cogliere quale fosse la vera visione che dovevano avere questi strumenti importanti. Ci sono delle anomalie che si sono verificate, dove spesso alcuni privati avevano la gestione monopolistica e non condivisa del GAL, ci sono anomalie dove alcuni comuni gestivano con una propagazione della pubblica amministrazione questo strumento. Tutte queste cose non sono, secondo me, utili al sistema agricolo nel complesso, al sistema rurale, che è quello del quale ci dobbiamo occupare, e quindi, anche cogliendo l'intuizione che già nell'inizio di programmazione si era avuta, abbiamo consolidato questa idea che i GAL debbano per certi versi ridursi, ovviamente non sapendo prima quanti ne potranno essere, sapendo che abbiamo 150 milioni di euro, sapendo che abbiamo esteso la possibilità di arrivare a 200.000 abitanti con deroghe particolari, motivazioni specifiche, e sapendo che ovviamente i criteri che animeranno i bandi dovranno essere di premialità per delle aggregazioni omogenee, per delle aggregazioni intelligenti, per quelle aggregazioni che coinvolgeranno la maggior parte di utenza possibile, quindi in prossimità di circa 200.000, saranno premialità quelle legate, credo per esempio, alla vicenda delle aree interne, che vogliamo altamente sensibilizzare all'utilizzo di questo strumento, anche perché l'idea del plurifondo che nasce associata quindi alla questione della pesca, e quindi che fa in modo che i GAC confluiscano naturalmente con il sistema dei GAL, che possono poi però diventare anche attrattori di eventuali altre risorse, quindi non limitandoci a quella che è l'iniziale sperimentale per certi versi attività verso cui andiamo. È un compito complesso, in questo compito complesso le associazioni credo debbano avere un ruolo primario, per quanto
le politiche di tipo rurale non sono esclusiva del sistema associazionistico o agricolo, ovviamente dovrebbero coinvolgere un'ampia gamma di attori, ma io credo che la maturità che le nostre associazioni stanno dimostrando e anche questa capacità di sintesi, quindi di semplificazione di rapporto che stanno avendo con noi, vada premiata con un riconoscimento che equivale ad una fiducia circa la interlocuzione privilegiata, che ovviamente dovrà essere garantita con strumenti previsti dal bando, con strumenti di governance molto più snelli di quelli di prima, molto più chiari di quelli di prima, con una base semmai societaria molto più ampia. Ora è in discussione il tema circa il fatto di poter immaginare le fusioni tra i GAL o piuttosto una rigenerazione totale che imponga una scomposizione dei meccanismi che oggi hanno animato il governo di questi strumenti. Quindi su questo stiamo facendo un ragionamento con, ripeto, l'idea di dare peso, di dare anche ad una novità all'interno della programmazione. Questo PSR approvato all'ultimo minuto, ma comunque in tempo utile per non farci perdere alcuna risorsa, un PSR che nei prossimi mesi potrà essere oggetto di una rivisitazione, visto che abbiamo una finestra di circa 6 mesi fino a giugno, dove poi potremo riuscire a implementare le modifiche necessarie anche per una maggiore aderenza tra il programma politico di chi ha vinto le elezioni, le aspettative delle associazioni che non si sono espresse appieno nel negoziato precedente anche per motivi di tempo, e quella che è l'aspettativa proprio degli utenti. Abbiamo l'opportunità di avere un ruolo importante a livello nazionale nel coordinamento di tutte le regioni, quindi la possibilità di far anche, ad esempio, diventare una sperimentazione come la nostra, un'innovazione come la nostra, un punto da cui partire per allargare la vicenda del plurifondo, per poter negoziare meglio il rapporto che c'è tra di noi, intesi come PSR, e il FESR, ad esempio, inteso come fondo legato alle politiche dello sviluppo, cercando di capire come si possa venire incontro a un'esigenza che alcuni hanno manifestato, ad esempio, di finanziare la trasformazione all'interno di un meccanismo che non sia limitato come economicamente ai 1,6 miliardi come il nostro, ma che si vada a estendere su quello che è la dotazione del PSR, del FESR. Cioè, ripeto, abbiamo contemporaneamente una serie di cose su cui lavorare, da dover controllare, e una serie di opportunità e di speranze. Io all'interno di queste opportunità vedo veramente il sistema dei GAL come una grandissima risorsa. Mi dicono che nella analisi preliminare, ma anche in una fase abbastanza avanzata del negoziato col partenariato, si era anche ipotizzata l'idea di non finanziare questa esperienza, di non finanziarla adeguatamente. Sarebbe probabilmente stato un grande errore. Ci sono dei GAL che hanno di fatto trasformato i territori di riferimento, che hanno sviluppato il concetto della ruralità a tutto campo, non solo legata alla vicenda agricola, che hanno costruito le condizioni per la diversificazione del reddito agricolo, e da quelle esperienze dobbiamo ripartire. Ora, compito nostro deve essere quello di capire ciò che c'è da salvare, senza avere la pretesa di dover esprimere un giudizio per certi versi ultimativo, ecco, sul lavoro degli altri, ma avendo il compito, l'obbligo, essendo anche vincolati dall'utilizzo di risorse pubbliche, di dover finalizzarle alle migliori possibilità di spesa, quindi salvare quello che di buono è stato, però guardare anche con uno certo spirito di novità a quello che deve essere il futuro. L'idea che i sindaci debbano essere interlocutori a tutti i costi su questa materia è un'idea che dobbiamo limitare per certi versi. No, i sindaci hanno programma e capacità, anche per opportunità che la legge conferisce, di poter essere un pezzo importante della programmazione. Non credo si debbano dedicare alla gestione delle risorse, devono essere una parte che complementarmente sposa le politiche, le orienta, le fa proprie, le condiziona in senso positivo, ma non deve essere una sorta di parco giochi della politica o di
centri di spesa finalizzati al raggiungimento di obiettivi che semmai i vincoli finanziari all'interno dei comuni non consentono più di fare alla politica, con grande rispetto del ruolo dei comuni, senza dei quali i GAL a mio avviso non possono funzionare, però ci vorrà l'umiltà di capire ad esempio che all'interno di una configurazione come quella dei gruppi di azione locale le quote tra comuni devono essere paritarie, le quote tra comuni non si devono ispirare ad un meccanismo di prevalenza di un comune piuttosto che l'altro, e quello che serve è l'esperienza che i comuni possono portare, anche le professionalità che possono portare. Diciamo, la contesa non è a quello che i comuni possono prendere e portare sul proprio territorio, ma è proprio il contrario. È ovviamente un'attività non del tutto popolare, come potete immaginare, perché implica anche uno sforzo notevole di lavoro, uno sforzo notevole di concertazione per arrivare a questo risultato, ma io credo che questo sia quello a cui dobbiamo tendere. Ovviamente ci riusciamo in che maniera? Se veniamo percepiti come quelli che vogliono innovare, salvando ciò che di buono è avvenuto, se abbiamo i portatori di interesse organizzati che sono sul nostro stesso sentiero di lavoro, se hanno sposato questa nostra visione, e soprattutto se ci consentono di avere quella forza e quell'autorevolezza che non deriva dal fatto di essere nominati pro tempore assessori o nei ruoli istituzionali, ma deriva dalla capacità, credo, di interpretare la realtà, di sintonizzarsi su quelle che sono le esigenze reali, nella capacità di dialogo e poi nella capacità e nella forza di assumere delle decisioni. Penso che a chi fa politica non potesse capitare un'esperienza più entusiasmante, più bella. Sono fortunato ad avere avuto questa investitura, spero di essere all'altezza delle aspettative che matureranno non solo oggi, ma più in generale nel rapporto che avremo in questi anni. Grazie. Io,